Ora andiamo a vedere il capitolo 11 che si intitola La topolina Marla. Andiamo a vedere questa meravigliosa parabola di Crayon. Iniziamo con la nota dell'autore. Mi trovavo a Seattle, davanti a un vasto pubblico di persone con un serio interesse per la metafisica, quando Crayon decise di raccontare una storia per bambini. Io mi feci piccolo piccolo, ma cominciai comunque come indicato. Crayon disse che l'élite dei metafisici lì riuniti sapevano benissimo che i bambini hanno molte qualità proprie di numerosi maestri ascesi, e qua voi la storia di una topolina. Marla era una brava topolina che viveva con tanti topi in una città di topi. Aveva molte cose da mangiare e faceva una piacevole vita da topi. Marla aveva molti sogni che non riusciva a capire. Erano sogni in cui le sembrava di liberarsi in aria e in cui si sentiva diversa, solo che non gli capitava. Così Marla, che era una topolina curiosa, chiamò il suo dio topo e gli disse: Squid squid, ora traduciamo. Cosa sono questi miei sogni che trovo così interessanti? Chiese Marla. Improvvisamente le apparve due angeli topi con ali di pelliccia. Marla, voglio mostrarti il significato dei tuoi sogni, le dissero. Se vieni con noi, ti condurremo su un importante sentiero. Sì, mi piacerebbe venire, replicò Marla. Resterai lontana dagli altri per un po', squittirono gli angeli topi. E ci saranno alcune difficoltà perché dovrai scalare delle montagne. Ok, verrò con voi, squittì Marla eccitata. Così gli angeli topi la presero per una zampetta e cominciarono il loro viaggio. Marla lasciò la città dei topi e scoprì che gli angeli topi avevano detto il vero, perché ci furono dei momenti in cui avrebbe voluto tornare indietro. Le sarebbe stato facile fare dietro front con la coda tra le gambe, ma non lo fece. Continuò ad andare avanti giorno dopo giorno, nonostante le difficoltà. Lungo il cammino, Marla notò che si univano a loro in quel viaggio altri topi che avevano le stesse domande di Marla. Molti topi si aggiungevano lungo il cammino, qualcuno da luoghi più alti di quello del quale era partita Marla. Alcuni abbandonavano il viaggio sentendolo troppo difficile, altri sentivano la mancanza dei loro amici e della famiglia lasciati in città e decidevano di tornare indietro. Anche così erano ancora molti i topi che seguivano gli angeli topi per scoprire il significato dei bellissimi sogni che avevano fatto. Alla fine raggiunsero una cima sopra un grandissimo precipizio. C'era voluto molto tempo per arrivare là, ma non erano stanchi perché erano ansiosi di sapere che cosa volessero dire i loro sogni. Tutti i topi sapevano intuitivamente che in essi vi era nascosto qualche messaggio, qualcosa di speciale, qualcosa di magnifico, e non furono delusi. Si misero in fila sul bordo del precipizio e videro davanti a loro un immenso oceano, una massa d'acqua di cui non conoscevano l'esistenza. Marla non aveva mai visto un oceano prima di allora e fu piena di riverente timore. Oh, aveva un odore meraviglioso,
Marla non aveva mai annusato nulla di così invitante come il profumo di sale dell'oceano. Erano tutti molto eccitati perché sapevano che qualcosa stava per cambiare. Abbiamo per voi delle informazioni che ora daranno senso ai vostri segni, dissero gli angeli topo. Voi non siete affatto topi, siete pesci. Marla rimase sbalordita da questa informazione e restò a pensare per un momento. Non sono sicura di voler essere un pesce, disse Marla, qualora ci fosse stato qualcuno in ascolto. Poi gli angeli topi le mostrarono che tipo di pesce intendevano. Erano 100 volte più grosso di Marla, un pesce enorme, argenteo, scintillante, magnifico. A quella vista fu di nuovo piena di riverente timore e poi si rese conto che, nei suoi sogni, era davvero un pesce che nuotava per centinaia di metri dalla superficie ai fondali dell'oceano, sopra e sotto, totalmente libera, con dei grossi e meravigliosi muscoli da pesce. Il minimo movimento della coda spingeva il pesce in avanti di molti metri. Che libertà fluttuare nell'acqua! Allora Marla sentì che era veramente da lì che le veniva. Quella era casa. Come se tutti lo avessero compreso nello stesso istante, i topi cominciarono improvvisamente a scrutare l'oceano e videro che c'erano molti pesci con le teste fuori dall'acqua che agitavano le pinne verso di loro dicendo: «Vi ricordate di noi? Eravamo i vostri amici topi in passato». Marla ne riconobbe alcuni e disse: «Sì, non sapevo dove foste andati, ora lo so». Poi le guide dissero al gruppo una cosa incredibile. «Non solo qui c'è l'interpretazione dei vostri sogni, ma anche il premio di questo vostro viaggio. Basta che lo chiediate, anche voi potete diventare dei magnifici pesci, saltare in questo oceano, unirvi ai vostri amici e vivere una vita più ampia. Sta a voi scegliere». Marla vide 3 dei suoi amici topi farlo immediatamente. Che miracolo! Era come se lasciassero cadere il loro travestimento da topo per immergersi nel grande mare. Allora Marla ebbe un pensiero e chiese ai suoi angeli topi: «E gli altri, quelli che abbiamo lasciato in città, verranno anche loro?» «No», replicarono i saggi angeli topo. «Questa cosa non è per tutti i topi. Devono chiederlo, come avete fatto voi, ed essere consapevoli, come lo siete stati voi, della loro ricerca interiore». «Come lo sapranno?» chiese Marla. «Attraverso i sogni e l'illuminazione topesca», dissero gli angeli topi pesci. Poi Marla fece una domanda importante: «Se dovesse tornare e aiutarli nella loro illuminazione topesca, potrei ancora essere un pesce?» «Tutte le volte che lo vorrai», la rassicurarono gli angeli topi pesci. «Infatti ora puoi diventare un pesce, aiutare gli altri in città. Come posso essere in 2 posti nello stesso tempo?» indagò Marla. «Il mio aspetto da pesce non li spaventerà. Considera la cosa come l'inizio dell'addestramento di un angelo topo pesce. Presto capirai tutto. Se torni indietro come pesce, alcuni ti rifiuteranno perché non vedranno la parte topo di te.
ti vedranno soltanto come una creatura diversa e strana. Essere contemporaneamente in due luoghi è una cosa difficile, state Marla. Vuoi unirti a noi? Gli angeli topi pesci si trasformarono in pesci e scomparvero nell'oceano con gli altri. Questo è il punto in cui, in una storia per bambini, vi si dice che tutto finì bene e che Marla visse per sempre felice da pesce. In questa favola, tuttavia, gli angeli topi avevano chiesto a Marla di prendere una decisione e noi, qui, interrompiamo la storia. Carissimi, desideriamo che comprendiate il nocciolo di questa storia. Nella nostra energia illuminata, alcuni di voi sentiranno due impulsi. Uno sarà di cambiare e unirsi ad altri nello status di laureato, restando sul pianeta. L'altro sarà di restare come si è e fare un buon lavoro per l'umanità. Non tutti sono chiamati in questo luogo, ma potete starne certi. Quale che sia la vostra decisione, sarà onorata senza alcun giudizio. Ognuno di voi è solo in questa scelta e saprà che cosa fare. Quindi la risposta a ciò che fece Marla è nel vostro cuore, in questa nuova energia, e questo è il processo per ascendere. Io farei qui un piccolo appunto perché tutta questa parabola mi ricorda l'entità Ra, che parla appunto dell'ascensione e ci racconta degli erranti, e cioè delle entità che hanno superato la terza densità e anche la quarta, magari, come nell'esempio di Gesù, che era un'entità di quarta densità, che era stata, si era laureata, era stata promossa nella quinta densità della saggezza, ma ha preferito tornare indietro nella terza densità, dove c'è il velo dell'oblio, dove noi attualmente siamo, e quindi a insegnare all'umanità l'amore universale. È bellissima questa parabola, perché con parole semplici spiega il nostro cammino, le scelte che facciamo, e quindi sta sempre a noi scegliere e non giudicare mai, perché ogni scelta viene onorata. Andiamo a sentire il commento dell'autore. Questa parabola illustra uno dei doni più potenti e esclusivi della nuova era, lo status di asceso. Forse è anche quella che crea la maggior confusione. Molti hanno pensato che con questo nuovo dono gli umani passino un processo di cambiamento, di vibrazione, per poi ascendere realmente nei cieli e non essere mai più visibili. Questa, infatti, è una opzione. Crayon comunque ci dice che il vero status di asceso della nuova era è quella dove gli umani restano sulla terra in un nuovo stato vibrazionale. Noi restiamo umani, ma con gli attributi di asceso. Ci dice anche che il cammino è difficile, che è onorato e che non è per tutti gli umani. Fa tutto parte dell'energia e della vibrazione di cui questo pianeta avrà bisogno per entrare nella nuova era. Avremo bisogno di avere tra noi un certo numero di ascesi che vibrano al livello dell'altro lato del velo mentre sono sulla terra. E non saranno necessariamente benvenuti, dato che la vibrazione più bassa della maggior parte di noi non si mescola bene
con la vibrazione elevata dello status di ascensione. Si tratta di un ruolo, quindi, che richiede sacrificio. L'esempio dei pesci si tratta di ciò che siamo quando non siamo qui, e il nostro stato naturale nell'oceano del cosmo. Possiamo essere un pesce e mantenere la forma umana o topo. Sì, possiamo, ed è la sfida dello status di asceso. Insieme alla sfida però viene la certezza che farlo causerà una distanza tra noi e molti nostri amici e familiari che non conoscono queste cose e vibrano diversamente. Per il vostro cambiamento, qualcuno potrà anche definirsi come male. Questo status comincia a essere mostrato da molti insegnanti illuminati e diventerà sempre più chiaro con il passare del tempo. Crayon ha scelto di raccontarcelo con una storia per bambini, per cominciare a istruirci su un argomento complesso, in modo tale che tutti ci si possa identificare. Molto bella questa parabola che parla appunto della scelta che dobbiamo fare, la scelta di seguire il cammino della luce o la scelta di rimanere intrappolati nelle illusioni dell'ego. Vivere nell'amore, nella luce, aiutare gli altri, essere al servizio degli altri oppure essere al servizio del proprio io, del proprio sé, e quindi seguire il cammino negativo del buio e delle illusioni. Questa è anche una scelta che va onorata, e quindi quelli che fanno queste scelte ci aiutano a capire qual è la nostra vera essenza. Quindi non dobbiamo mai giudicare, dobbiamo solo amare. Tutto ciò che vediamo ha un senso e noi siamo in questo insieme. Tutto è uno. Quindi dobbiamo capire che ognuno, come dire, gioca il proprio ruolo, e quindi il ruolo che hanno queste entità di propria scelta, che scelgono di fare questo cammino, va onorato, perché loro ci permettono di vedere la luce che c'è dentro di noi. E alla fine tutti noi riconosceremo che c'è solo luce e amore, e anche loro troveranno il loro cammino verso la luce. Perché tutto è amore, tutto.